di Autoservice, dove esperienza e professionalità accendono i motori. Lean Services, servizi grafici, abbigliamento sportivo, antinfortunistica e per qualsiasi professione. Istituto di Vigilanza, Securitas Puglia. Ristorante e pizzeria, Le Tre Torri da Giovanni. Gruppo Simpli, l'ipermercato più vicino a te. Todo Modo e Hotel La Terra, caseificio Bianca Ostuni. 30-40 imprese, costruiamo la tua solida realtà. La Regione Puglia ha ospitato l'incontro del Thematic Steering Group del Pilastro 4 Turismo Sostenibile della Strategia EU della Regione Adriatico-Ionica, denominata EUSAIR. Rappresentanti istituzionali degli 8 paesi interessati dalla strategia, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Serbia, Croazia, Slovenia e Italia, si sono incontrati per discutere le politiche in campo turistico e culturale e definire la propria azione tematica in previsione del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027, connettendo le priorità e le progettualità messe in campo con i piani strategici nazionali in ambito turistico-culturale. I programmi della cooperazione sono in corso di definizione. Oggi noi abbiamo il piacere di ospitare i colleghi della strategia EUSAIR, che è una strategia macro-regionale, che lavorano sul tema del turismo sostenibile e anche delle rotte tematiche culturali. E oggi c'è questa escursione su una delle vie tematiche culturali molto importanti, su cui la Regione Puglia sta investendo risorse e progetti per far conoscere questa rotta, che è la via della Francigena, che parte da Canterbury e che si concluderà finalmente, dopo un lungo itinerario, a Santa Maria di Leuca. Attualizzare l'itinerario secondo due ispirazioni. La prima propria, l'ispirazione religiosa fino a Santa Maria di Leuca, che si proietta verso il Mediterraneo nella speranza che sia mare di pace. La seconda è che anche chi non muove da un'ispirazione religiosa, nel cammino medita su se stesso e incontra la natura.